Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Piedi d'Argilla, oggi invece punto di rottura. La fonte di tutti Goma è Vlitra, la volontà del pianeta, capace di oscurare l'intero pianeta col suo immenso corpo, più terrificante e mostruoso di com'era 12.000 anni prima. Per salvare il mondo, Azura dovrà sopraffare la volontà stessa della madre Gaea. Va bene, vediamo se ce la faremo. Punto di rottura. Ecco di nuovo lì Brahmastra, ormai utile quanto un calzino, visto che è quello che... Ma... Cosa mi stai dicendo? Cosa ho appena scoperto? Posso muovere la telecamera? No! Vabbè che in realtà distrugge un po' il mood, il fatto di muovere la telecamera, ma... Cosa mi stai dicendo? A fine gioco che scopro una roba del genere! Dio mio! Cosa ho appena scoperto? Vabbè che... Perché la title screen? Sta cosa non la farò mai più, cioè non toccherò mai più perché rompe il mood, ma... Wow, cioè... Anche questa roba... Incredibile questo gioco. Come 12.000 anni prima, guarda. Noi sopra il tetto del mondo che dobbiamo combattere contro Vlitra. Wow, cioè... E posso muoverlo anche in questi momenti. Basta però, non lo toccherò più. Bello. Bello, bello. Tutti sti dettagli così. Wow, cioè sto gioco secondo me è anche sbagliato accostarlo a un God of War. Ma non perché God of War sia inferiore a questo, assolutamente. Sono due giochi diversi, assoluti. Perché questo unisce il combattimento a terra, il combattimento aereo, i combattimenti con i quick time event. Ci sono di noi tornati gli stronzini volanti che... Ormai se ci pensi, i Goma sono i nemici più base che ci sono, perché ormai li sciottiamo con un colpo. Cioè il grosso è Vlitra e basta ormai. Sì! Visto lo dice anche lui. Che poi ste torri qua giganti noi le vedevamo effettivamente proprio da quei fantomatici 12.000 anni. Wow, cioè è bello che hanno rifatto più o meno la stessa scena di quella dell'inizio del gioco, ovvero quella lì che eravamo in cima al mondo e noi che ci buttiamo di sotto. Veramente figo sotto ogni punto di vista di dettagli questo gioco. Questo gioco ha e aveva un potenziale enorme. Se davvero facessero un remake o una remastered, quello che vuoi, io sono sicuro che venderebbero abbastanza. Venderebbero veramente tanto, credimi. Venderebbero perché un gioco del genere, gente, secondo me, lo rigiocherebbe volentieri. Me compreso, che lo sto appena finendo adesso, per dire. Guarda, la cometa blu e la cometa rossa, come Jeez e Butter in Dragon Ball Z. Adesso... Oh, troppo presto. Mi si spezzerà prima o poi il dito a fare sto smash di quadrato, eh? Mi si spezzerà prima o poi un dito, non mi si bloccherà il muscolo. A furia di fare così tutto il tempo. Adesso vi spacchiamo! Destra e sinistra. Sopra. Giù. Destra. Sinistra. Arrotati e vieni giù. E ti girati, per Dio! Cazzo, conosci il nuovo campo, tirati su e Vlitra. Dio mio, questa battuta si stava tutta. Allora, sto raggio incredibile della morte non è impossibile da evitare. È più palloso evitare ste palline qua. Cioè in sostanza sto raggio non ci fa neanche granché di danno. Non ci fa danno, non ci ha ancora mai preso in realtà.
Aia, e adesso sì, mi hanno preso le palline. Forza Blitra, è il momento di crepare. Dai, tre addirittura. Via con raggio mortale. Le palline no. Ecco, fatto. Ancora e basta. Furia, così lo fermiamo. E una testa è andata. Se ci pensi, l'opzione secondaria di Asura è la prima i pugni, la seconda sono i calci. Cioè, se non ti tira un ipercazzotto, ti tira comunque un dropkick in faccia e ti spacca. Ok, dobbiamo mirare al corpo. Dove lo troviamo il corpo? Dove le teste sono attaccate. Ah, il centro della terra quindi è la forza di Blitra. Cazzo, l'abbiamo trapassato però al centro con la spada di August. Se ci troviamo dentro la lama di August, giuro che ne sarò felicissimo. Non ho bisogno del tuo aiuto, eppure state facendo la cometa viola. Guardali. Guardali, Barter e Gis. Oh, qua già lo so che dovrò smashare. Dovrò smashare di nuovo il tasto. Mi fa male il braccio. In realtà posso farlo anche più piano. Ora devo farlo veloce. Quando la cutscene finisce lo fai più veloce. Però continuare a fare così ti spezza il braccio dopo un po'. Veramente fa male addirittura. Mi fa male la spalla. Morite. Di nuovo. Guarda, guarda, è la cometa viola. Di nuovo quadrato. Ma tu mi vuoi morto? Si sta spezzando il braccio. Mi fa malissimo. Ma io poi mi chiedo gli abitanti. Cioè, nel senso, Dio mio, se si vedono spuntare dalla terra sto gigantoide grosso, madonna, grosso. Ed ecco qua il centro, un ammasso di roccia che piano piano si sta aprendo. Probabilmente formerà un volto o comunque un centro. Sembra Endeavor di My Hero Academia. Guarda, guarda, la distruzione più totale. Qualcosa di un po' più articolato, da, è brutto, è proprio brutto. Wow, deflagrazione totale. Ci ha spaccato. Comunque c'è una carta Yu-Gi-Oh, un sincro, che è esattamente così. Un volto nel centro e i tentacoli con le facce dai lati. Probabilmente in Giappone è una figura mitologica sta cosa. Sei stanco? Ma va. That is what I thought. You never change. That is why I cannot give up either. I will not fall behind you. Perché io sono forte. Keep up. Guardalo. Cioè, guarda quanto è grosso. È enorme. Brava, prega per noi, così vinceremo. Ah, sta cantando. Il Brahmastra, sempre bello utile, lui. Cosa farà col suo mantra? Ci potenzierà? Oh, la mamma. Ma guarda un po' che caruccetta. Era dal secondo episodio che non la vedevamo più, effettivamente. Io mi chiedo però, siccome lei è diventata sacerdotessa, quindi anche la madre forse lo era al tempo? Non ne sono sicuro. Win! Vittoria! Ha riattivato il Brahmastra, che stia per sparare un colpo? No, no. Sì, forse... No, sono le anime quelle.
Non sta sparando un colpo, ci sta ridando energia, forse. Sì, ci sta curando. Ci sta curando. Sì, la Madonna. Ok, Madonna. Pensavo ci fossero spuntate mille braccia. Invece abbiamo la forza di mille braccia. Asura Mantra. Dio mio. Sembrano i pugni del leone di che prendiamo da Ercole in God of War 3. Ma ti rendi conto di quello che sta succedendo? Ci hanno potenziato le braccia e stiamo spaccando le teste di Blitra con un paio di colpi. E beh, sono la potenza di mille braccia nostre queste. Ma i raggi mortali non ci fanno un cazzo. E Yasha in tutto ciò dov'è? Scusami, il raggio ha colpito anche lui, perché non ci sta aiutando. Dove è finito Yasha? Boh, i raggi mortali sembra quasi più una gimmick per farti schivare. Ma di concreto non fanno niente. E poi dove stai mirando, Blitra? Veramente, te. Aia. Mi hanno colpito le palline, non i raggi. E basta. Eccolo là, Yasha, che arriva. Sempre dietro però, eh. Di nuovo un'altra sfera incredibile. Stavolta la spacchiamo, secondo me. Stavolta è più potente, eh. È molto più potente, si è visto. Il primo raggio era forte, ma questo... Dai, su! Facciamo la scenetta in cui sembra che non ce la facciano e invece fino alla fine ce la fanno. Bene, gli siamo entrati dentro ora. Bene o male effettivamente stiamo andando al centro della Terra, quindi non mi sorprenderei se trovassimo veramente la lama di Argus nel mezzo. Bravo, vai a farti sciogliere il piede nella lava. Eccolo lì. Come ho detto, non mi sorprenderei se la lama di Argus la vedessimo adesso, ti dirò. Non mi sorprenderebbe, però... Forse no, forse non ci sarà. Sono fomentato da Argus, perché veramente è stato il migliore di tutti. Ad ora. E mi ha dato veramente tanto, incredibile. Asura. Ma anche sta parte è fighissima. Solo che mi scoccia fare tutto il combattimento solo aereo. Spero che ci sia un combattimento terreno adesso. E sembra proprio di sì. Vuoi dirmi che Blitra sta prendendo forma umana forma? Una forma umanoide? Più o meno. Ah, sembrava Asura. Sì, effettivamente sembra Asura quando era in Berserk. E più o meno è uguale. Più o meno. Bello. Mi piace il design. Cuore di Blitra. Semplice d'effetto, anche se
potevano fare qualcosina di un attimo di più, di fare la stessa cosa di Asura, insomma. È l'omino al centro con quattro braccia gigante che gli escono da fuori. Potevano fare qualcosa di più, però carino, semplice, bello, mi piace. Asura con le sue nuove braccia. Di nuovo combattimento 2 contro 1. E visto che l'ha detto anche lui. Sarà forte come me? Probabile, forse di più, però. Penso che ora che abbiamo il potenziamento vinceremo. Bello. Ah, ma è più grosso di noi. Vabbè, ci sta giustamente. Wow. Noi attacchi del genere non li avevamo, eh. La cosa interessante è che comunque non dobbiamo occuparci anche della vita di Yasha. Vieni qua. Ma stai buono. Ti spacco col triangolo, scemo. E dai, ero appena arrivato. Ti piacerebbe, eh? E invece ribeccati sto missile incredibile. Ma perché continua a fuggire? Vabbè, giustamente. Ma l'ho... No, pensavo di averlo preso. Stiamo attivando un sacco di volte L2. È incredibile che adesso l'attacco caricato quadrato da lontano. Aia. Dai, forza. Niente, stavolta ero sicuro avrebbe usato il triangolo. Stavo dicendo, l'attacco da lontano in salto quadrato adesso, tra l'altro, fa un salto molto più ampio. Guardalo, fa i razzi e ci avvicina molto di più. È bello che col triangolo riusciamo a destabilizzarlo tantissimo. Comunque, attiviamo L2. Ecco fatto. Non vedo. Di nuovo quadrato. Eh sì, stavolta ti ho preso però. Wow. Bel colpo doppio. Peccato che mi ha tolto tutto l'L2 che mi era rimasto, eh. Quadrato di nuovo. No, vedi? Quando ti dico che non mi faceva quadrato, stavolta faceva triangolo. Lo sapevo. Dai, su. Stavolta voglio un combattimento più onorevole. Minchia, che pugno in faccia. Ma
Forza! Bene, destabilizza con L2 e poi destabilizza con triangolo. Stavolta quadrato? Vedi? Lo fa apposta. Lui sa che tu ti aspetti che lui faccia triangolo e poi ti fa il quadrato. Aia. Quadrato, triangolo, quadrato. Eh no, stavolta te lo riprendi. Aspetta che arrivo. Dai, non l'aveva mai fatto quell'attacco. Destabilizziamolo. Destabilizziamolo anche ora col triangolo. Non mi dispiacerebbe buttarlo a terra per fargli una triangolata, eh? Un bel colpo triangolo in faccia. Non vedo. Quadrato, triangolo, quadrato. Eh no, stavolta non mi freghi. Beccatelo in faccia. No, e dai. Oh, sempre che mi frega con lo stesso metodo, eh. Io che spero che faccia quadrato e poi fa triangolo. Mi destabilizzo con triangolo. Qua ne ho quanti ne vuoi. Stavolta sono bello carico per te. Aia, e dai! Ancora! Mi ha fregato di nuovo con lo stesso trucco stronzo! Destabilizza e colpisci! Vai, Yasha, tagliagli un braccio, forza! Bello. Adesso diventa gigante. Eh no, eh no, eh no. E non puoi, non puoi. Mi fa malissimo il braccio. Wow. Dai, dai. Mi fa male. Basta. Oh, finalmente. Bello, bello. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo tutto questo. Incredibile. Incredibile veramente. Scusate il singhiozzo dell'emozione. Wow, veramente. Cioè, non ho parole se non per dire che è stato incredibile tutto quello che è appena successo. Tutto, tutto, tutto è stato bello di sto gioco. Alcune parti, è vero, non succedeva niente di granché, ma tipo queste parti sono fantastiche. Il mondo comunque distrutto per sempre, non si rimetterà mai più a posto. Noi siamo salvi, fortunatamente. Credo, spero perlomeno.
Eccoci là. Oh, bella la musichetta dell'inizio. Del primo episodio. Beh, stavolta ce l'hai fatta. Avete vinto. A quanto pare, Yasha. I don't know. Well, is your wrath gone? Non lo so. I said I don't know. Ecco, lo sapevo. I see. Let us go. Mithra is waiting. Bello. Bellissimo, bellissimo. Veramente è stato incredibile. La musica è bella, le scene sono fighe, i combattimenti veramente fantastici. Questo gioco merita, merita veramente di essere giocato. Mithra. Anche senza i DLC, secondo me, già così è perfetto di suo. Bello, bello veramente. Wow, cioè, tecnicamente, se non avessi comprato il DLC della quarta parte, che per carità, questa è una cosa che io da quando hanno introdotto i DLC è una cosa che mal sopporto. Il fatto di facciamo un gioco che magari se vogliamo aggiungere la roba la facciamo pagare dopo, questa cosa la odio. Perché una volta, perlomeno, se un gioco doveva essere completo, ci mettevano più tempo ma lo facevano completo. Guarda Kingdom Hearts 2, per esempio, è perfetto, non gli manca niente. Il Final Mix, meglio ancora. Ma poi Kingdom Hearts 3, ti aggiungono una parte di storia extra con 30 euro di DLC. Questa è una cosa che non giustifico io, perché per carità, questo qua, il DLC che verrà, costa anche lui un po' di euro, ma ne vale la pena, per carità, anche Kingdom Hearts ne vale la pena, assolutamente, ma dover pagare per avere anche qualcosa in più di un gioco che voglio veramente completare mi irrita. Wow, comunque. Parte 3, il karma. Fine. Il karma ottenuto. Punteggio A. S. Yes! Anche l'ultimo è andato con una doppia S. Goma Vlita, Lasher e Goma Cargo. Mantra, Goma, Carrier e Vlitra. Punto di rottura. Beh, Kaching, ottimo. Successivo. Attenzione, non ci fa tornare al menu. Penso che il successivo sia il tornare al menu in questo caso, però vediamo. Perché tecnicamente ora l'abbiamo finito, quindi quello che viene dopo è il DLC. Bentornato, è da un po' che non ci si vede. Ti ricordi di me? Hai avuto la meglio su Vlitra, credo che dovrei congratularmi con te. Finalmente è arrivato il momento, questo mi piacerà. Oh, che maleducato, stavo parlando da solo. Fai finta che non abbia detto niente. Comunque c'è molto lavoro da sbrigare qui nel Naraka, per cui eccomi qua, tada! To be continued. La storia è ancora lontana dalla conclusione. Per scoprire il vero finale, devi prima completare il kanda nascosto. Il kanda nascosto può essere sbloccato ottenendo il voto S in 5 o più kanda a qualsiasi livello di difficoltà, oppure completando 50 o più kanda a qualsiasi livello di difficoltà. E la madonna. Beh, abbiamo ottenuto il voto S in 5 o più kanda, quindi dovrei essere a posto con me stesso. Il vero 18° kanda, una svolta degli eventi, è stato sbloccato. Grazie, perché ho pagato. Voglio dire,
Se non avessi pagato il DLC, probabilmente non ci sarebbe questa scritta, no? Fammi vedere. Attenzione! C'è il Kanda 18 vero! Non me l'aspettavo. Cioè, pensavo che fosse della parte 4, invece è proprio parte di questo. Oh, beh. Come ha detto il gioco, siamo ancora ben lontani dalla fine. Beh, non vedo l'ora allora. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Dio mio, non vedo l'ora di andare avanti. Qui in descrizione trovate sempre il link per trovarmi in live sul sito Viola. Signori, grazie a tutti e al prossimo episodio. Ciao!